Sono la prima donna candidata in provincia di Agrigento alla segreteria provinciale e l'unica in tutta la Sicilia per questa campagna congressuale. Io ho una mia storia politica, mi sono formata all'interno di questo partito, l'ho visto nascere e nel mio territorio ho contribuito a farlo crescere. Io il Partito Democratico Provinciale lo immagino come una grande casa democratica dove tutte le diversità devono convivere, perché le diversità sono risorse, non sono elementi di spaccatura e di rottura. Io sono nuova in quanto non sono inserita nelle diatribe interne e io sicuramente lavorerò per ricreare l'unione all'interno della federazione provinciale, la coesione che è importante per la crescita. Un'altra cosa che mi preme dire è il rapporto con la giovanile, a cui punterò tantissimo, è il rapporto diretto con i circoli, con i territori, perché io vengo da un circolo piccolo, da un piccolo territorio, e mi rendo conto che è importante il rapporto costante tra la federazione e i piccoli territori. Quindi una linea che seguirai legata al territorio, ai giovani, alle istanze insomma, della popolazione? Sì, sicuramente. Dico sempre che bisogna di nuovo riavvicinarsi alle persone. Le persone hanno tanto bisogno che non ci sia più questa distanza tra loro e la politica. Bisogna dare del tu alle persone, bisogna aprirsi, stare vicino, ascoltare i loro problemi, perché in questo momento le persone hanno bisogno di questo. Quindi parliamo un linguaggio semplice, che la politica torni a parlare un linguaggio semplice, a stare vicino alle persone.